Buongiorno, 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 buon venerdì. Venerdì 10 luglio, questo è Double News, come tutte le mattine siamo pronti per voi, malgrado le ore piccole che mi fa fare sto ragazzo. Bene, between the sheets, cominciamo subito con la temperatura. Allora, questa mattina ci sono 20 gradi, la temperatura è direi piacevole, il caldo dice che questa sera potrebbe piovere, ma non è detto. Allora, no, ho sentito così e poi... Ma sì, dai, ci sono tante manifestazioni. Ho guardato con attenzione, perché lei mi fa fare tardi la sera, quindi i miei protocolli vanno tutti a farsi infringere. Non sono io, è lei che mi organizza. Per fortuna che sono belle serate, perché sono quelle... Con amici, sono di Aperi Swing. Aperi Swing, sì. Abbiamo... Nel garden dei due buoi. Esatto, esatto. No, dobbiamo sempre ringraziare i nostri amici che ci vengono a trovare, perché veramente è una rimpatriata. È, sì, è bello stare insieme a voi, ecco. Quindi, sì, fa sempre molto piacere. Sì, sì, sì. Ieri, grazie. Ieri sera abbiamo avuto di nuovo un bel parterre del roi. Un bel parterre del roi, sì, come si dice. Buongiorno Giuseppe Ferrigni, buongiorno Visita Alessandra, buongiorno Roberto, benvenuti. Ah, Pino. Il nostro Andrea, ciao, congiunti swing, ci ho detto. Andrea, sì. Manchi solo tu, dai. E Sergio Giondale, buongiorno. E buongiorno. Forse anche Anna, perché Anna secondo me è ancora... Dici? No, no, dinamica. Sì, però non come Sergio. Ah, Sergio di più. Sergio ormai ciclette. Quindi sì. E Anna sai cosa fa? Non lo fa mangiare. Ah, lo tiene incatenato. Ah, incatenato. Incatenato. Aumento da frigo. Sergio, quando vuoi vieni qui che ti diamo qualcosa. Sì, sì, qualcosa sì. No, perché non si può. È già magro Sergio. Infatti. No? E lei lo tiene ancora e lei lo tiene incatenato. Vieni lei... al Nacchioni Caffè. Sì, vieni a fare colazione. Fa colazione, aperitivo con gli stuzzichini, un pranzo veloce, una cena magari gourmet. Ci viene a trovare, andiamo. Ci viene a trovare, stai con noi, mangi un po', vieni in bicicletta, così è contenta, non ti fa tanta la testa. Mamma mia. Silvia Pivotto, buongiorno, benvenuta. La stelle strisce, Silvia. Pietro, sì, sì, infatti. Pietro Galli, buongiorno. Sì, l'ho vista ieri abbastanza dinamica, visto in una diretta, sì, sì. Ricordiamo che per Arco Sport, lo diciamo subito, sì. Arco Sport ha un'iniziativa di sconti, abbastanza facile da attivare, bisogna mettere mi piace sulla pagina Facebook di Arco Sport, dove vengono anche fatte le presentazioni dei prodotti. A quel punto presentandosi in negozio con il telefonino che dimostra l'amicizia, si ha diritto a uno sconto. Ecco, se volete uno sconto importante. Più alto, fate vedere di essere amici di Double News. Ah, quello sì, quello sì. Sì, avrete uno scontone, esatto. Pazzesco. Ma assolutamente, anche un trattamento, magari anche caffè e gelato. Sì, sì. Quello è una cosa che... No, fate vedere, se poi fate vedere l'amicizia ad Arco Sport, l'amicizia a Double News, non vi dico cosa succede. Mi invita a cena. Non vi dico. Mi invita a cena. Ecco. Bene, buongiorno Paola. Sì, Silvia, Paola. Sto mescolando le... Sì, no, no, ma faccia pure come se fosse a casa sua. Sì, ma stamattina... Non facciamo vedere i giornali magari. Stamattina non rispondo di me. Allora, Corriere della Sera, prima pagina, eccolo qua. Giorno. La Stampa. E il Piccolo. Eccoci qua. Ecco, per fare felice Silvia... Vorrei far vedere subito. Aspetta che arrivo. No, no, ma faccia pure. Sì, c'è un buco di bottone da schiacciare. Di chi è questo tuffo qua? Di chi è? Mio, sì, sì. Guarda questo costume. Costume sì, è Sandek. Trac! Eccolo qua. Hai visto? E si trova solo da Silvia Pivotto all'Arco Sport. Sì. Ricordiamoci che sono due negozi, il mio negozio di Alessandria, di articoli sportivi, in Piazza Genova, corso La Marmora, all'angolo di Via Pontina. Quindi Serena, buongiorno. Serena, buongiorno, buongiorno. Spero che ti sia trovata bene ieri sera, mi ha fatto piacere ricevervi. Bene, ottimo. Allora, arrivi vietati da 13 paesi, questa è la notizia con la quale apre il Corriere della Sera. Stop anche il volo in diretti, questa volta forse ci sono arrivati, è stata dura fargliela capire, ma il tuo ministro della salute ha detto che anche i voli indiretti sarebbero da controllare. Prima della pandemia no, arrivavano da tutte le parti. Vabbè, ma non... Adesso ecco. Stanno un'occhiata. Voglio salutare anche Mario Boido, che ho visto stamattina ciao.
era in salita e in discesa sulle montagne di via San Giacomo. Ah, faceva su e giù. Ma andava in alto, no? Sì, con quella macchina, sì. E comunque, parlando di immigrati che girano ammalati, questo tipo ha viaggiato tra la Romagna e le Marche d'Azio, nessuno l'ha fermato, un bengalese ovviamente, 53 anni, è arrivato all'isolamento a Ravenna, fermato a Roma con tosse e febbre. Quindi ecco, ma scusa una cosa. Magari si fa tutto quello che si vuole. Se facessimo una cosa molto più semplice, prendiamo due o tre alberghi che purtroppo già non lavorano molto, no? Non so, uno a Milano, uno a Roma, uno a Meridione, eccetera. Proprio per averne. Li mettiamo lì dentro, questi che devono fare la quarantena, tutti, indifferentemente, ognuno in una sua stanzetta. Intanto non li puoi fermare, quindi escono tranquillamente. Come non li posso fermare? E faccio. È la Pedusa, che sono tutti riuniti nel centro, vanno a fare la spesa nei negozi tranquillamente. Ah, allora, io non sto parlando delle risorse, sto parlando di quelli. No, io faccio un esempio perché lì c'erano le foto. Io dico tutti quelli che arrivano. Allora, è una mia proposta. Tutti quelli che arrivano con gli aerei, non con i barconi, con gli aerei, quelli dei barconi non li riporterai indietro. Non siamo. No! Sì, lo so. Allora, li riporterai indietro per un semplice fatto che non siamo pronti e non siamo in grado di poterli accettare. Né loro né tutti gli altri clandestini che arrivano senza che noi ce ne accorgiamo. 5-6 miliardi all'anno per loro si possono spendere ben volentieri, qual è il problema? Buongiorno Patrizia Garrone, buongiorno, tre caffè, anche lei è pronta lei. E anche Marietto, bravo, buongiorno. Rosalba Cugnolo. Arrivano tutti oggi. Gilberto Preda. Gilberto, mi hanno detto che hai fatto la pizza più grande d'Italia. 100 porzioni. 100 porzioni, so, pensavo. 100 porzioni. Che sembrava più la teglia della farinata, no? Sì, è bene. E poi faceva anche. Una porzione da. Una porzioni. Sì. Sembrava quelle feste, quelle torte da nozze, no? Un primo giro, un secondo giro. Vabbè, ma l'accento grigio c'è tante cose. Mamma mia! Lì fanno i record di tutto, Sì, sempre intorno al 100, però. Sì, sempre. Però 100 è un bel numero. Hanno anche 100 collinette adesso, perché si sono allargati. Sì, vabbè, allargare sempre. Sì, hai ragione, arrivano dalla Tunisia, paese a bollino verde, girano tranquillamente. La domanda è perché dal Marocco, che dista 14 km dalla Spagna, partono, vanno in Libia? Quindi fanno 400 km di strada per venire con un barcone in Italia. Questa è la domanda che è stata posta ieri. E a chi? In giro, verso chissà, la Morgese, roba del genere. Non hanno risposto, non capisco perché. Eppure è meglio andare in Spagna, perché la Spagna è accogliente. Comunque, questo è il controllo, se uno arriva qui ed è malato fa quello che vuole, quindi cerchiamo di non farli entrare. L'unico sistema che abbiamo è quello, perché fare la quarantena. Non c'è una norma che li obblighi, adesso stanno provando a estendere il TSO, ma non, legalmente non è possibile, quindi non puoi uscire. Marcello Sorgi sulla stampa invece ci parla dell'argomento del giorno. Che Giova Rossi si è già connesso adesso. No, ma perché mi dai le notizie in anteprima? Te lo dico. Se mi bruci la notizia. Dai. Anche Fabrizio Delfino. Buongiorno. Cioè qui è la farinata, andate a mangiare a Novi stasera. Ma assolutamente, ne avevamo mai parlato, comunque ne parliamo subito. Il distretto di Novi ne abbiamo parlato anche ieri. Settimana. Sta organizzando per venerdì, sabato e domenica delle serate meravigliose. C'è un'iniziativa veramente favolosa, distrettonovese.it per capire, potete andare a mangiare al parco all'aperto, potete ordinare, l'ordinazione viene fatta dai ristoranti che vi consegnano al vostro tavolo, l'organizzazione prevede un'assegnazione al tavolo, un numero di tavolo, vi verrà fatta la consegna lì, voi potete mangiare all'aperto gustando le cose dei ristoratori novesi che sono bravi e sono contenti di aderire a questa iniziativa. Quindi non vi dimenticate www.distrettonovese.it per tutti gli appuntamenti e per le prenotazioni.
Gilberto ci dice 100 buongiorno, può essere normale. Sì. Se volessi, Gilberto, puoi fare anche 100 sponsor. Anche quando ci avrebbe avuta cosa. No, no. 100 sponsor, sì. Noi lo accetteremmo. Un giorno veniamo poi nel 100 caffè da te, ne parliamo. Sì. Sono proprio 100 caffè, non potevi essere 100 gelati, 100 panini. Beh, no, è una cosa 100... più no, informale. Ah, sì, esce un po' così. 100 caffè. Allora, qual è la notizia di Sogi? Oh, dopo i Benetton e la revoca è impossibile. Ho messo ormai da 2 anni da Di Maio con punizione per... come punizione per il crollo di Genova, la revoca della concessione autostradale e Benetton alla fine non ci sarà. Si delinea un compromesso che potrebbe vedere l'imprenditore sotto inchiesta per la tragedia in cui perso la vita 43 persone. Allora, cosa è successo in questo governo di un po' scappati di casa? Conte si è impegnato entro sabato a risolvere il problema delle autostrade. Si sono trovati ieri pomeriggio dirigenti di autostrade con il vostro ministro De Micheli e il vostro ministro Gualtieri per trattare questa situazione, hanno deciso di rinviare tutto, come sempre, a lunedì. Quindi entro lunedì ci saranno delle risposte, cioè la proposta è quella di una riduzione della partecipazione dei Benetton nelle società, una riduzione delle tariffe e un ristoro allo Stato di almeno 3 miliardi per i danni subiti e per i lavori che devono essere fatti e non sono stati fatti. Ovviamente il rinvio ha fatto un po' innervosire Giuseppi che voleva fare bella figura, ma la cifra di questo governo è o fare delle figuracce o rinviare, quindi certo. Terzo non dato, purtroppo. Allora, è così. Atlantia scende a patti, Benetton pronti a cedere il controllo di autostrade, è intesa da trovare entro lunedì l'ipotesi di ridurre le quote societarie, calo dei pedaggi del 10%, certo. E un risarcimento superiore ai 3 miliardi. Ecco, ho visto in televisione. Quindi loro si fanno dare i soldi da Cassa Depositi e Prestiti e da FI2, F2I. Cioè, dici, Benetton si è fatti dare, sì, i soldi. Adesso si fanno dare i soldi, sì, lui, sì. Loro cedono, certo. Comunque i soldi li pagano. Certo, lo Stato. Lo Stato. E si prendono anche dei soldi per la cessione delle quote. Ci sta. Bello però. Non è male. Cioè, sempre i soldi li diamo noi. No, ricordiamo, sì. Io ho visto un Tiziana Beghin, che è una parlamentare dei 5 Stelle, dire una cosa che non ha senso in televisione. Ha dato la colpa a Berlusconi, sì. Notate bene, Berlusconi, della concessione dei Benetton. Ricordiamo che la concessione del Benetton è stata fatta da Antonio Di Pietro quando era ministro dei trasporti, e certo. Antonio Di Pietro non ha mai fatto parte di un governo Berlusconi, quindi cercano sempre di buttare del fumo negli occhi alla gente. Salutiamo Fabrizio Piccinino, benvenuto. Giancarlo Gandino, buongiorno. Vittorio da Pra, bene. Allora, volevo dire una roba che mi sembra abbastanza veritiera, no? Proprio parlando anche di questi personaggi getti. No. Credevamo fosse persa. Siediti qua in mezzo a noi. Poi dici una sedia. Amici sono faccio una toccata e fuga. Ma si sieda per favore. Si sieda per favore. Abbiamo fatto 25 telefonate nella speranza di vederla. Sì, venga, sì. Buon uomo, si sieda. Oh, bene. Sì, mi dia. Buonissima, sì. Noi abbiamo. Sai che nella serie con noi sono poi. No, ma lei fa ste comparsate così? Sì, dopo non ha risposto a 25 telefonate. Non è vero. No. Buongiorno amici, volevo darmi il mio benvenuto e lanciare social news che adesso andiamo a preparare. Quindi romperò le fila in anticipo. Scusi, lei è abbronzata, dove è stata? Sul balcone, in condominio. Saranno anche fatti suoni. No, ma detto tra noi. Ci sono 25 gradi, va fuori a prendere il sole. Ecco. Basta dire, sono andato a prendere il sole al mare, a prendere il sole in campagna. No, sono stata in piscina, non ho coraggio di avventurarmi in autostrada in questi tempi. No, ecco, ne avevamo appena parlato. Non avventurare gli altri in autostrada. Adesso lei sta comprando delle quote della società Autostrade?
tutto per... questo un giorno sarà tuo. Qualcuno disse 25 quote? Sì. Multipli di 5, esatto. Sì. Multipli di 25. Dai, come andando... avete fatto l'inquadratura delle cover? Che a me piace molto. No, no, no. Allora facciamo, sì. Dai, amici. Amici. Che io devo fare giusto queste due tocche carta vetrata, l'inquadratura delle cover, salutare un po'. È arrivata, mi stavo veramente sconvolgendo. Sì, sì, no, no, ma è arrivata carica come un violino proprio. Facciamo sì. Questo è il Corriere che apre col virus. L'alta velocità, la TAV interessa il piccolo con la fotonotizia sul calcio, come qua sappiamo, la stampa, busta e paga, quindi economia, fastidiate dal coronavirus con la fotonotizia ancora dei tamponi in Bangladesh. Ecco, vedete che veramente noi stiamo già andando le nostre notizie, eravamo tranquilli, è una cosa bella. Sì, no. Allora, ci racconti un po', perché l'altra settimana non è venuta in trasmissione. No, è già venuta, è venuta giovedì. È venuta giovedì, ma non è venuta venerdì. Cioè, qui si viene a giorni alterni. Non è che deve fare un bambino, eh? Niente. Allora, mi mette sotto contratto in pratica. Sì, praticamente sotto controllo. Mi sotto controllo, sotto contratto. Fa lo zio. Veramente. Vabbè, ma parliamo di notizie che dalla mia vita personale. Vuoi leggere carta vetrata? Ecco, così abbiamo sconvolto totalmente. prego, faccia come fosse. Devo parlare del vostro ministro Azzolina, invece qua dobbiamo parlare di carta. Tortellina? No, Azzolina. Quello sì. È lo stesso bel Tortellina rischia, bel soggetto, sì, sembra di sì. Il carta vetrata del piccolo recita oggi. Dai Luca, fallo tu. No, fallo tu Luca. Ma tu Luca sei più bravo. E tu Luca piaci di più, potrei farlo io, no? No Luca, tu proprio no. E se lo facesse Luca? Ma no, deve farlo Luca. Era l'estate del post pandemia, col 2020 che tutti ricordano, e a Valenza avevano le idee chiare su chi candidare a sindaco. Sì, ecco. Adesso c'è, sembra che siano nuovamente le elezioni, adesso non si sa sì. Chi si candida, che cosa farà. Boh, noi sappiamo che c'è un possibile candidato sindaco donna. Possibile candidato sindaco donna, sì. Che ha i numeri per farlo, sì. E si stanno alzando le sue quote. Assolutamente, perché non se ne parla. Da quando si sa che ci siamo noi dietro, sì. Un pochino di interesse c'è. Sì. E comunque... Double news, abbiamo il cartello. Oh, sì, facciamo vedere il cartello. Non posso sapere chi si candida con la nostra identità, su quella nostra identità è sicuramente eletto, perché poi Double news porta bene. Sì, cioè, esatto. Anche a Genna ha portato bene. Sì, sempre. Sono sì. 3 anni che si muove tutto secondo il piano. Successi allora. Intelligenti. Sia Serena Tettone che Marietto dicono buongiorno Jenny. Buongiorno a voi. Marietto, splendida Jenny. Calmino, Calmino. 25 paio di occhiali. Arrivano i 25 cuori, sono arrivati. Ma veramente carino. Vabbè. Vabbè. Ci provano sempre. Restare solo Alessandrino o parliamo del rischio pensioni sociali all'AMI della Mogese per settembre? Sì, dai. Vediamo le due notizie. 8 milioni di buste paga falcidiate dal coronavirus. Esatto, il nostro ministro degli interni teme questo calo di reddito e queste mancanze di possibilità, di prospettive, creino delle tensioni sociali nell'autunno. Ha già allertato i servizi interni di controllo. Per risolvere una parte di questi problemi vuole smontare i decreti di sicurezza di Salvini, perché questa è una cosa importante per l'interesse della nazione, ed è importante che i clandestini ritornino in quantità, e si stanno già organizzando. Questa è l'attività principale che sta facendo la Morgese in questo momento, mi sembra una roba veramente assurda. E poi lancia questi messaggi. Troppa povertà, l'Italia rischia un autunno caldo. Potrebbe non prendere lo stipendio lei, iniziamo un primo cenno, no? Il primo cenno, non prende lo stipendio, lo distribuisce. Sei un populista. A sorteggio. Sei un populista. Quando fai tardi la sera, allora, sono populista anche perché da quando ho scoperto che la Lega sta prendendo sede in via delle botteghe oscure, sì.
E Salvini ha fatto arrabbiare un po' tutti, eh? Sì, sì. Provoca gli eredi del PC dicendo guardate che noi e Berlinguer abbiamo gli stessi valori. Esatto, gli stessi valori originali del allora, comunista. Zingaretti ha detto chiamate il 118. Ridicolo offensivo per Fratoianni e come parlare di Cristo e Barabba per Occhetto. Beh, Occhetto non me l'aspettavo che parlasse ancora. I suoi figli con la pensione da ex parlamentare, quindi quello sarebbe bene stare zitto e pedalare a lungo. E gli altri, beh, Zingaretti dovrà dopo occuparsi della sua rielezione a presidente della regione, però mi sembra che sia il 17esimo su 18 o 19. Quindi... No, è l'ultimo proprio. L'ultimo proprio? L'ultimo proprio. Allora, carta vetrata avete appena sentito. Iene invece dice, se i valori di Salvini non sono affatto quelli di Berlinguer, gli elettori purtroppo sì. Meditate compagni, meditate. È arrivata Mirellina, ecco. Buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno Mirellina. E parlando di virus, Belgrado ha deciso di chiudere nuovamente per mettere in lockdown la popolazione e lì non sono proprio tanto contenti. Chi? A Belgrado. Ah no? No, non sono tanto contenti, stanno bruciando tutto, scene di guerra civile, migliaia di persone in piazza con violenza e bombe incendiarie. Quindi direi che una situazione abbastanza piacevole, poi magari si parleranno con i governanti che non hanno fatto nulla contro il Covid, ma qua sembra che la gente non accetti più tanto le conseguenze del lockdown, perché comunque vediamo adesso, parlavamo prima delle morose, le conseguenze poi si propagano per tanto tempo. Alcuni imprenditori con i quali abbiamo parlato questa settimana si stanno lamentando dei problemi pesanti che hanno di mantenimento del livello occupazionale e dell'attività stessa. Non arrivano ancora le casse integrazioni, vediamo che mancano ancora dei milioni di persone in casa integrazione e magari tutte le promesse dal no ma adesso chiamiamo senti puoi alzarmi quel cartello magico, quello nostro, il premio Giachetti per il presidente dell'INPS, perché aveva detto due venerdì fa, tre? Sono già diventati tre? Porca miseria, abbiamo pagato tutti. Ne mancano solo un milione di euro, sì. Poi ci sono tutti quelli che hanno preso solo degli anticipi, poi ci sono tutti quelli che hanno preso solo quello di marzo, ma non ne ho viste altre. Tu Jenny, che io sono stata corrisposta, diciamo, per i due mesi di cassa integrazione che ho. L'hai presi? Sì, allora, con tanto ritardo, tantissimo ritardo, ma no, tipo 10 giorni fa parlo. Ecco. La mascherina. Ecco. Una cosa di marzo. Marzo, ma li hai presi uno vicino all'altro? Vicino all'altro a distanza di qualche giorno, sì, una settimana circa. Ecco. Ecco, solo per capire che non stiamo. Non stiamo vendendo cose sentite. No. Sono cose vere, parlando con gli imprenditori, con chi avrebbe diritto alla cassa integrazione, non si scappa. Guarda, c'è Jenny e arriva Mauro Falco. Io non lo so come mai. Si vede che sono sintonizzati. Se vedono che Jenny arriva al Melchioni Caffè, stanno gravitando tutti. Sì, come arriva al Melchioni Caffè, tac. E chissà perché fanno no, perché non era prevista stamattina. Noi abbiamo fatto 25 telefonate, ma non ha risposto, quindi. No, era un'assenza annunciata, poi mi mancavate troppo, ho deciso di venire in corsa. Però devo andare via prima per allestire il nostro studio. Ricordiamo il nostro TG web, c'è Alessandro, una produzione Double News con cui vi informiamo tutte le settimane sull'attualità agricola locale e italiana. E già che parliamo di agricoltura vi sparo due notizie, sì. Così poi possiamo salutarci per il momento. Vabbè, sul piccolo c'è la storia, tra le altre, di Samantha Fara, che è questa imprenditrice CIA che racconta come si vive in stalla. Abbiamo fatto qui ieri proprio un evento, una degustazione di imprenditoria femminile al Melchioni Caffè,
che è stata molto simpatica, Fabio Perugini che ci ha ospitato, abbinato al, alla sua carta i prodotti delle, delle nostre produttrici. Latte, che ha vissuto un momento di crisi durante il Covid, perché il settore Horeca, che significa quello della ristorazione, bar, mense, ristoranti, è rimasto chiuso, come sappiamo, quindi la, c'è stata una forte contrazione della domanda. E questo ha comportato un crollo sensibile dei prezzi che si è aggirato attorno all'8%, prezzo che ha risposto alla stalla, in pratica ha mandato in crisi gli allevatori. E invece gli agricoltori protestano ancora a gran voce per la fauna selvatica, in particolare i cinghiali, gli ungulati, no? Caprioli, ormai sempre più numerosi, che il lockdown ha portato sempre più vicino alle nostre città. In questo pezzo del, del piccolo si parla di una legge, una normativa non adeguata ai tempi. Noi, come dicevo, sosteniamo da tempo perché la legge dedicata della famosa, per gli addetti settori, 157 del 92, scritta quando la popolazione degli ungulati non era ancora con i numeri attuali. E quindi il mondo agricolo sostiene a gran voce che sì, è vero, una legge datata e va rivista proprio per la natura ormai dei numeri della popolazione. Certo. Sì, i danni, certo, che comunque stanno aumentando, perché sì, sappiamo che stanno... i danni sono pesantissimi, sì, sì. E poi non riescono proprio a bloccarle. Senti Jenny, se tu devi andare nel frattempo, visto che si è collegato con noi, si è collegato con noi, non so se lo vuoi salutare. No, direi non ho capito qual è, ecco, il nostro ospite. Alberto Raiteri. L'avvocato Alberto Raiteri, lo mettiamo subito. L'avvocato goloso Alberto Raiteri. Buongiorno. Sei in completa controluce, dovresti. Bravo. Dovresti girarti un po'. Benvenuto. Eccoci qua. Buongiorno. Bravo, così si vede che ci sei. Sei anche in un bel posto, Devo dirti che. Sì, direi che sì, sono veramente in un bel posto. Partiamo da lontano. Provincia di Siena. Ah, beh. E sei andato a assaggiare qualcosa? Sei andato a assaggiare qualcosa di un po' interessante? Stringiamo un po' di più, siamo nel comune di Montalcino. Ah, boh, quindi posti mica da ridere, parlavamo di vino prima. E poi sono ospite di un amico che ha il frantoio tradizionale. Quante generazioni? Tre generazioni, frantoio, olio, poi vi faccio vedere se avete voglia un'inquadratura del frantoio dal vino. Scusi, sì, devi farla tu. Scusi avvocato. Ma lei ha detto che andava a lavorare in Toscana, adesso la troviamo in un frantoio, vorrei che ci dicesse, la causa è nel frantoio? No, la causa non è nel frantoio, per fortuna sua, del proprietario. Ascolta, no, io prendo spunto, quando ho qualcosa in giro cerco di trovare il dai, cerco di trovare cose che siano piacevoli, soprattutto per la mia gola. Non sono un imprenditore, sono solo un goloso e basta. Infatti, noi anticipiamo intanto che... Alberto Raiteri diventerà un nostro inviato per assaggiare delle cose. Lui è molto goloso, è un avvocato molto goloso e come tale è esperto di golosaggini in giro per l'Italia. Ora in Toscana sta assaggiando, per modo di dire, sta mangiando una quantità olio e vini di qualità. E ci porterà indietro delle idee. Qualcosa. No, soprattutto. Per più valorizzare delle idee, portaci almeno delle olive. Sì, vabbè, adesso poi sulle olive ti ascolto. Ascolta, mi avvicino un attimo perché con me c'è un tuo omonimo che è il proprietario e sono tre generazioni che hanno il frantoio. Quindi se volete vi faccio fare una cosa. Facci raccontare. Allora Riccardo, ascolta, prima di tutto dovete sapere che queste, le olive che vengono frante qui, sono olivi secolari coltivati sui terreni che erano dell'ospedale di Santa Maria della Scala di Siena, che forniva il vino e olio ai pellegrini e non solo loro. Quindi c'è una storicità in tutta questa situazione. Adesso entriamo un attimo nel frantoio, eccolo qua, lo vedete? Eccolo. Beh,
tecnologie già avanzatissime, non è più il fantoio che ci aspettavamo una volta. Cioè, lo vedete? Sì, sì, molto bene, molto bene. Sì. Ecco, queste sono le vasche nelle quali vengono... Sono gramole, le gramole dove viene l'oliva, viene trattata, viene macinata, e ti faccio vedere dove esce l'oro giallo. Ecco, l'oro verde. Eh sì, in questo caso è veramente... Ecco qua. Guardate, eccoci, solo il contorno. Ecco, lo vedi? Guarda, c'è ancora il camino, c'è ancora il vecchio camino. Siamo proprio in una... nel cuore della Toscana. È dal 700 che c'è questo. E loro ne producono, tanto, cioè lo vendono. Immaginatevi. È trovabile, rintracciabile anche sulle nostre tavole, ne producono tanto, a produzione ridotta. Perché io sono goloso. Lui sì, lui è. Ditemi. Avanti. Alberto. Pronto. Dimmi. Sì, ti senti? Dimmi, sì, sì, dice, adesso mi sentite? Bene, bene. Sì, 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 bene. No, allora Alberto. Volevamo sapere, questa è una produzione che è fatta solo per te e pochi altri, o la possiamo trovare anche, non so. No. Allora, io ti posso dire che li conosco da un po', sono amici da un po' di tempo, la storia è lunga, ma loro hanno addirittura esportato dei tanti d'oro, perché si può tornare a fare una sola produzione, lo spremono una volta per la l'olio. Esce un ettaro che loro poi mettono in produzione e in produzione abbastanza. È lontano. Alberto, è lontano e non si sente. Dimmi. No, dico, ogni anno la produzione è limitata, ultimamente ci sono un po' di problemi ambientali legati a siccità, insomma cambiamenti climatici e annuali. La produzione. Siamo qui, siamo pochi e vediamo di andare avanti. Vedi, questo è un messaggio che arriva dall'Italia, non solo che resiste, ma che ha una grande tradizione, la vuole portare avanti e soprattutto deve essere qui. L'Italia la conosce. Certo. L'Italia piccola che va avanti nonostante le difficoltà. Mi sentite bene? In realtà no? Che poi sono, mi sentite? Non sono non poche, dalla distribuzione alla produzione all'incasso in questo momento, sì. No? Sì. Penso che... Flaminio, poi voi avete, Flaminio, tu e Riccardo avete anche già analizzato le incoerenze, diciamo, a livello governativo per i più di una cura, che sono veramente cose da non credo. Nostro patrimonio. Parlavamo prima di cassa integrazione. La situazione è quella ed è una delle cose che non funzionano nell'Italia. Poi le imprese, le piccole imprese sono in difficoltà ancora maggiore, questo è il problema più grande che possiamo... Senti Alberto! Certo. E tieni presente che... Dimmi! Paolo. Dimmi, non sento... Non sento più. Ecco, non parlavamo. Alberto, io vorrei sapere, dimmi. Ma adesso torni indietro subito... O hai altre tappe casualmente dove no. Avrai dei processi, delle udienze, dei clienti da incontrare, no? Perché sono tutti clienti che lui deve incontrare lungo la strada. Certo. Lungo la strada è pieno di clienti. Ascolta, io adesso sono qui con Riccardo, più avanti ci gusteremo sul pane sciapo, che è quello non condito, perché l'olio toscano, vi dico due chicche, perché la gente compra gli oli nei supermercati, a volte non sa cosa compra. L'olio toscano serve pochissimo per il condimento, va gustato sul pane sciapo, che è quello non condito. Non si sente. E poi lo puoi mangiare con la finocchiona oppure lo puoi aggiungere sulla panzanella, che è il classico piatto qui, come per noi sono gli agnolotti, qui la panzanella è un mito e penso di andarla a mangiare piccato domani sera, quindi hai capito, quindi l'olio è un bene del nostro patrimonio e bisogna valorizzarlo come il vino, come la finocchiona, bisogna divulgare sono solo degli hamburger, delle grandi distribuzioni siano il miglior mangiare. No, beh, anche qui fanno di Chianina, qui di Chianina e lì lo fanno da sola, ma
sempre hamburger, però di chianine fa sono, se permette. Vabbè, adesso prego, dimmi. È già sull'alto di gamma, come si dice. Alberto, adesso fai colazione. Adesso fai colazione no. Con pane, olio e sale? Non lo so, adesso Riccardo mi riserva sempre delle sorprese, spero che non mi dia la panzanella a quest'ora, però sì. L'olio buono è, insomma, va valorizzato, come poi torneremo, io do i spiegati a parte, adesso ho un collegamento più tardi col carcere di Alessandria, videoconferenza con lui, poi dovrei tornare nei prossimi giorni e poi cerchiamo di vedere ovviamente il nostro territorio. Va bene. Meraviglioso, ha dei prodotti incredibili anche il nostro. Direi esatto. Che siamo nelle due regioni, mi sentite, più forse senza nessuna presunzione, migliori d'Italia. Tutta l'Italia è bella, ma Toscana e Piemonte, ragazzi, hanno delle cose da brivido. Bene, siete noi d'accordo? Ti ringraziamo sì. Riccardo di averti ospitato. Ricordiamo grazie, che niente. L'Italia è anche, come dice il nostro avvocato goloso, da viaggiare, da gustare, non solo da vedere, perché sì, fermarsi anche per un motivo gastronomico, corretto? Certo. Bene. Senti, Flaminio e Riccardo, non vi sto a dire le bellezze, siamo contornati da abbazie, siamo a due passi da Pienza, due passi da Monte Oliveto Maggiore, siamo vicini a Montalcino, beh Montalcino è ovvio, ma Monte Pulciano, c'è tutto qui, è come da noi, se vai in certe zone, Cuneo, Alba, Asti, Alessandria, Casale, insomma, siamo contornati da zone meravigliose, bisogna solo avere la umiltà di anche un po' la sfruttatezza, come sto facendo io grazie a voi, di presentare anche in modo diverso, senza troppa aulicità, con molta semplicità, per il nostro gusto, per quello che riusciamo a apprezzare noi, perché ognuno di noi è diverso, quindi le cose devono piacere, Alberto. Per quello che è il nostro gusto, dimmi. Grazie Alberto. Alberto, ciao Alberto, alla prossima. Ciao, saluti Riccardo. Salutare l'avvocato Goloso. Ricordiamo che anche la provincia di Alessandro storicamente era votata la produzione di olive, tant'è che Olivola pare che prendava poi il nome dagli impianti appunto di Oliveto. Sì, esatto. Allora ti lasciamo andare per la preparazione. Esatto, io vado a preparare il nostro studio per Social News. Nel salutarvi diamo questa notizia che mi fa sorridere per la foto in sé, perché i volontari in aiuto di una donna stava partorendo, delle persone si sono accorte di una donna sulle panchine di Piazza Marconi, sono intervenuti per aiutarla e nella foto di gruppo spicca Giovanni Barosini, il nostro assessore numero uno. Giovanni c'è sempre io lo adoro. Se avete bisogno di qualcosa lui c'è. D'altronde, se la spiaggia ha avuto la sua fine. Sì, infatti, noi speravamo già di monetizzare, avevamo già prenotato gli ombrelloni, vabbè, ce l'ha chiusa, va bene. Amici, io personalmente vi saluto, buon weekend, grazie di ospitarmi sempre, gente che viene. Ricordiamo Social News a che ore e dove. Social News in tarda mattinata su tutti i canali social della CIA, cial.it, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, CIA Alessandria. Bene. Ciao. Intanto che Jenny ci lascia, volevo ricordare che qui al Melchiorni Caffè, dove ci troviamo tutte le mattine, è possibile, solo qui è possibile degustare il buonissimo caffè de fanciotto. Dai Riccardo, vedi, Jenny lo degusta sempre e vedi com'è brillante. Caffè del fanciotto, l'unico caffè che fa il nostro amico. È vero. Ricordiamo ancora Melchiorni Caffè, non è solo caffetteria, ma è anche pausa pranzo, è anche cena gustosa, degustazione di vino. Scusami un secondo, perché si sono collegati nel frattempo la Nostra Signora del Monferrato, Rossana Macchio, Savio Simona, Mauro Falco, che ci dice che adesso è diventato anche agricoltore, pur di essere amico, Carla Viscoli, Isabella Gamalero, ciao Isa, buongiorno. Se posso mi collego. Sì, ci hanno detto che si sentiva male il collegamento, ma abbiamo cercato di migliorare, ma purtroppo era molto interessante, ma un po' la voce. Adesso poi
troveremo dei... C'è anche un problema di collegamento suo. Sì, sì, che troveremo il sistema di microfonarlo per le prossime volte. Microfonarlo, sì. Sì. È meglio, anche perché se parla l'altra persona non si sente. Certo, certo. Allora, dopo l'incursione di Jenny, lei ha anche qualche altro... Ho anche qualche altro notizia da dare. L'Arco Sport è in promozione perché si iscrive alle sue pagine social. L'Arco Sport è in Corso La Marmora ad Alessandria, sono i due negozi migliori di Alessandria di articoli sportivi, per chi fa lo sport e per chi vuole anche essere elegante. Resica, concessionario Volvo Hyundai Nissan della provincia di Alessandria, è a Spignatta Marengo e sono pronti a ricevere grandi novità, settimana di presentazione della Nissan Juke e altri prodotti che stanno arrivando a... Uno dietro l'altro. Come uno dietro l'altro sono i prodotti di qualità che potete vedere scorrendo il bancone della bottega della carne piemontese in piazza Marconi. Ma sembra fatto apposta. Sembra fatto apposta per dire: io mi mangio un po' di carne cruda, sì, una battuta, sì, esatto, la salsiccia di Bra, due formaggi di quelli particolari, salami, prosciutto, quelli magari pata negra, ecco, che io da loro potrei trovare. Coltellerie Boido per tagliare tutto quello che, esatto, di cui abbiamo parlato prima. Gli accessori da cucina adatti per voi, piccoli elettrodomestici. No, vorrei farle una domanda. Poi, ho visto che c'è un nuovo tipo di cottura che è sotto vuoto. A bassa temperatura, sì. A bassa temperatura. Sì. Non ce l'ha Boido, no? Già, la Boido c'è. Sono diversi prodotti che possono fare. Diversi accessori, piccoli elettrodomestici che possono farlo. La bottega carne piemontese ha comprato un accessorio per la cottura a bassa temperatura da Boido. Ecco. Quello che ti dico. Qua siamo altissimi. Quando, senta, quel marchingegno per assaggiare i vini... Il Coravin. Sì. Che ce l'hanno solo i locali top. Tipo il Macchioni Caffè. Certo. Non ce l'hanno. Ce l'hanno di colore, ce l'hanno colorato, ce l'hanno dorato, ce l'hanno di tre modelli diversi. Quindi da Boido c'è. Certo. E poi, senta, se io devo tagliarmi le unghie, un tronchesino, una roba. Anche di acciaio giapponese, quelli che proprio sono quasi più rossi. Insomma. C'è proprio tutto. Tutto. Quanti pezzi ci sono sul sito? Ne ha contati? Articoli diversi, mi sembra che siano 970. Mamma mia. Sì, sì. Mamma mia. Ecco. Ricordiamo ancora la cantina di Fontanile con i suoi vini meravigliosi, consegne gratuita nel Sandra, si telefonato al 0141 739 179 e sono vini veramente di un... Ecco, scusi, ma quando ho quei vini lì io non posso che parlare della cantinetta che mi ha messo a disposizione nel mio loft Coscia Arredamenti. Devo ringraziarli perché hanno cambiato di Spinetta Marengo, sì, hanno cambiato nel mio loft che è direttamente da loro, certo. No, lo dico sì, per gli amici che non lo sanno, che voglio andarlo a vedere. Non solo l'aria condizionata, ma hanno messo, si ricorda quando c'erano gli uomini, quei signori di colore che quei pelati che quelli che ventolavano, sì. Per guarda un po' cosa guarda che arriva, guarda che arriva, buongiorno con noi, buongiorno, ecco, Ilaria, grazie Ilaria, allora siamo pronti Ilaria per mangiare anche oggi qualche cosina. Allora, oggi proponiamo la tagliata di agnello con le patate al forno, buona, mi piace, ecco, mi piace. Tagliata di agnello, sì. Quindi è il piatto che tu hai scelto oggi, esatto, nel menù. Oggi, sì. Oggi ecco. È il piatto di Ilaria a mezzogiorno, da mezzogiorno in poi c'è fino alle 2:15, 2:30. Perfetto. Ecco. Grazie Ilaria. Ciao. Ciao, grazie. Vedete che il pranzo anche veloce di lavoro, anche se siete in giro per acquisti, per comprare, si viene a fare al Becchioni Cappelle, questo qui ovviamente il posto dove si deve andare, si è sentito che ieri sera, ecco, grande degustazione di vini, perché Becchioni Caffè ha anche iniziative miste. Eh sì, perché poi quando vuole Fabio, chi ha delle iniziative importanti può scegliere la musica di Double News, musica
o eventi organizzati al mondo, come sempre, come sta facendo i Due Buoi per il Garden. Certo. Garden e Due Buoi, ieri sera era serata per i swing, grandi amici, grandi piatti, aperitivi e tanto da bere. Marco Molaro ieri si è veramente superato, ha fatto dei piatti meravigliosi. Ancora, Giorgio Repetto, la mia agenzia immobiliare di Alessandria, è in via Trotti, angolo via Piacenza, potete trovare tutto quello che vi serve per l'abitazione, anche per il lavoro, uffici o capannoni. Il numero di telefono è 347 45 15 17 6 per chiamarlo, per prendere un appuntamento, perché comunque l'accesso è contingentato e deve essere tutto nel rispetto delle normative. Rispetto alle normative che segue anche la CIA, il CAP della CIA, Via Savonarola in Piazza Ceriana ad Alessandria, conviene poi un appuntamento per aspettare. Se si aspetta bisognerà farlo con le debite distanze, perché si rispettano i tempi. Ancora Channel, videoproduzione, computer grafica 3D, fotografia e tante novità, sempre se avete bisogno di riprese, di a mandare in onda qualche vostra notizia o evento anche online, con loro si può fare con una qualità di ripresa video eccezionale. E ultimo ma non ultimo, Alex 899, Radio Alessandrina, che quando non siamo noi dà le notizie prima degli altri, e poi la musica è quella di ieri e di oggi. Stamattina sei di ieri. Vabbè, sono di ieri. Ma va. Buongiorno a Giampiero Piccarolo. Buongiorno Giova dice che Paolo è fortissimo, Paolo Boido, sì. Fortissimo. Vabbè. Buongiorno anche a Patrick. Conosce il negozio, sa. La Corte Suprema frena le mire di Trump. Donaldo ultimamente, guarda che è un po' sfortunato. Ci sono le elezioni, come in Italia si muovono anche i giudici. Ecco. La Corte Suprema ha chiesto consegni le sue dichiarazioni dei redditi. Questo lo devi fare, magari mettiti di nuovo con lo spillino. Ho paura che ci mettiamo del tempo a agganciare. Proviamo, dai. Falla pure. No, e dicevo, questo, bocciata la richiesta di immunità, ma è quasi certo che non verranno pubblicate prima del voto di novembre. Ma perché non vuole far vedere che cosa? La sua dichiarazione. Lui non vuole fare il riccone, non vuole fare quello che è più ricco della media della popolazione nazionale, così. Ecco, c'è anche Gian Pietro Piccarolo. Gian Pietro? C'è Gian Piero e Gian Pietro, sono due Piccarolo, uno dietro l'altro. Uno dietro l'altro, Morto il sindaco di Seul, era stato denunciato per molestie, l'ipotesi è il suicidio. Ecco, io volevo parlare finalmente del nostro ministro Azzollina, perché dopo aver inventato il software che misura le superfici delle aule, delle scuole, decide quanti ragazzi mettere dentro, perché capite, tra l'altro c'è una misura univoca, cioè se tu dici questo è lungo 3 metri, è lungo veramente 3 metri, cioè non si può cambiare, ha inventato anche il banco dinamico per la scuola. È una cosa che c'è, cioè un banco che puoi un po' spostare avanti per sederti, poi te lo ritiri avanti, praticamente ti incastri all'interno come un non monoposto di Formula 1. È una cosa veramente veramente bella. Devo dire, la Azzollina ormai è stata commissariata da Giuseppi, perché sta dicendo quando parla fa dei danni, quando non parla fa dei danni perché non perché fa cose, quindi sarebbe meglio che parlasse solo. Questo è il nostro governo, il vostro governo. Insomma, la situazione non è proprio un bel momento. No, la situazione è un po' particolare. Tra l'altro notizie, adesso vedevo qui, si parlava di Ostia, del turismo, vedevo che è un problema piuttosto importante per il turismo. Quei pochi che hanno aperto stanno avendo pochissime prenotazioni. Ho visto una foto dell'altra sera della via principale di Cagliari, vuota, ma vuota, quindi vita sociale anche nelle località turistiche azzerata. La Liguria patisce per l'insipienza di questo governo, e le altre regioni hanno il problema della gente che non si sa nemmeno se andare in vacanza. Tra l'altro pensa che
dati proprio di questi giorni, si parla del 70% di locali, esercizi commerciali, eccetera, chiusi a Firenze, sì, per la mancanza di turisti. Sì, cioè, non è che stiamo parlando. No. Dicono assieme che... a Venezia e a Roma le nostre perle. Milano a giugno ha registrato 60% in meno di presenze turistiche. Roma è tra il 50 e il 70% a seconda delle zone. Napoli lo stesso, Palermo lo stesso, adesso non parliamo della Liguria che è come spara sulla Croce Rossa. Però viene tirata sulla diga del Mose, oggi ci sarà la presentazione con il vostro Presidente del Consiglio. Quindi oggi a Venezia niente acqua. Oggi a Venezia niente acqua, sì. Bevono solo vino. Si è messo a fare anche. Dai! Angelo Corino, buongiorno! Buongiorno, benvenuto! Si è messo a fare anche le battute. Vabbè, mattino, dopo mi fai fare le notti piccole. No. Ecco. Triplicati i 100 in maturità, si vede che il lockdown fa bene o il sistema di votazione ha risentito un po' dei problemi tecnici dell'ultimo periodo. Ecco, vuoi passare a qualche notizia di sport? Comincia pure con lo sport. Strano ma vero, anche ieri l'Inter ha pareggiato. Dato che non abbia perso, è quello un squadrone tra l'altro. Sì, contro il Verona, beh, il Verona ha fatto la sua parte. Cosa che non ha fatto Leclerc, che non si è tenuto al protocollo che la FIA aveva imposto ai piloti, perché si è fatto un selfie con la fidanzata e un amico, tutti e tre abbracciati senza mantenere le distanze. Insomma, la FIA gli ha fatto un ammonimento perché era privo di mascherina. Un po' di sbuffoneria ci vuole, è giovane. Ma insomma, era con la fidanzata, è un congiunto. È giovane, poi comunque. Però le regole. No, le regole sono regole, certo. Poi allora, sì. pare che la Ferrari, che oggi vedremo nelle prove non ufficiali, di nuovo sul circuito dell'Austria, dove stanno correndo, dove hanno corso domenica scorsa, dove correranno di nuovo questa domenica, pare che abbiano fatto qualche modifica sull'aerodinamica per poter andare un po' più veloci, perché se no sembrano la 500 contro, sì, contro la Maserati. Sì. Diciamo che qualche problema ce l'avevano. Ecco, sì. Gli altri andavano come la Maserati, sì. Noi andavamo con la 500. Con motore da... Quindi da... dopo il miracolo che ha fatto Leclerc l'altra volta arrivando secondo, ma i miracoli si fanno una volta. No? Lei poi, insegna. Sì, infatti. Ecco. Quindi speriamo bene, ma... Ho paura che la situazione sia quella. Vettel potrebbe tornare alla sua vecchia scuderia, la... Toro Rosso? La Red Bull. La Red Bull, quindi, staremo a vedere. Lui ha detto, se mi chiamano io vado, la macchina... Leggevo una battuta ieri di Lercio, che Alonso per vincere ha fatto un contratto con la safety car. Due anni ha detto che sarà primo davanti a tutti. Ecco. Vabbè, insomma. Ci vuole. Parlando di sport, ci dispiace un po' per i grigi, sì. Il sogno playoff si ferma a Carpi contro una squadra. Senza aver perso comunque. Purtroppo il pareggio avvantaggiava con questo regolamento un po' strano, avvantaggia chi era meglio classificato nella classifica stagionale. Invece, secondo me andava fatto al contrario, perché è più bravo uno che è più debole rispetto a vabbè, però deve rispettare anche quando la squadra ha fornito una prestazione della stagione migliore. No, quello sono d'accordo con questo regolamento, che poi comunque sembra raffazzonato. Quindi, allora, si torna in aula anche negli Atenei, si inizia a togliere lezioni virtuali, si torna con la fisica. La cosa strana è che ne parlavo ieri sera, quindi non è rivolta tanto agli Atenei quanto piuttosto alle elementari e alle medie, scuole medie, quelle superiori di primo grado.
che i genitori sono terrorizzati dall'atteggiamento un po' compulsivo di insegnanti, di cose di questo tipo, nel caso che un bambino dice ah oggi ha avuto il cagozzo, no? Vabbè. Non perché non ha avuto l'influenza, che non ha raffreddore, che non ha la tosse, che non ha la febbre. Ha avuto mal di pancia. Ha avuto mal di pancia, perché magari la sera prima ha preso freddo. Sì, giocando. Adesso rimandiamolo a casa, facciamo di qui. Allora, se riapriamo in questo modo, addio, perché allora, a quel punto lì fai le analisi, se le analisi magari dicono che c'è stato in passato, mettiamo in quarantena, 40 bambini, 80 genitori, 160 nonni. Cioè, il problema è anche quello dei sindacati che comunque spingono su questi protocolli di sicurezza, di allontanamento, di primo intervento. Tra l'altro faccio una parentesi, sì, e vi permetto, vi lascio indignare ampiamente. Sì. La CGIL ha avuto la faccia di chiedere in Veneto il buono mensa per coloro che erano in smart working. Cioè chiedeva anche il ticket per i ristoranti di chi non andava, faceva parte dello stipendio. Sì, lo dicevano loro, il tribunale gli ha fatto una pernacchia, ovviamente, perché comunque se sei a casa è buono pasto, è una cosa, però hanno avuto quella faccia, quindi pensate nel caso ci fosse un bambino col mal di pancia a scuola che cosa potrebbero fare, veramente non sanno più dove aggrapparsi. Parlando di smart working, c'è la seconda e terza pagina del piccolo che parla proprio dello smart working in Comune Alessandria, comunque in Alessandria, negli uffici pubblici. Si dice che qualche ufficio è più adeguato a svolgere un'attività da remoto, altri meno, e per esempio c'è l'esempio della coda delle poste che è infinita. Lo smart working per chi deve andare allo sportello è più una rottura che un gran vantaggio. Quella è la situazione attuale, cioè va bene da un lato, un po' meno bene dall'altro. Tanto il piccolo continua a sperticarsi in iniziative per la modalità del Centauri, sponsorizzate. Salutiamo anche Maurizio Massara. Sì, il piccolo ha fatto questo inserto, neanche che la festa dei Centauri fosse chissà quale mega manifestazione. C'è diverse pagine di pubblicità. Ci sono diverse pagine di pubblicità, quella è una bella, per il piccolo è una bella manifestazione. Ah, ecco. Sì, quella rende. No, perché pensavo ai nostri amici del Monferrato Chapter. Eh sì, vabbè, anche loro, l'altra volta c'era la foto. E loro vanno in giro lo stesso. Non hanno mica problemi. Il mio normal delle gelaterie, per esempio, è quello di mangiare il gelato a casa. Ormai c'è molta meno gente va nella gelateria a consumarlo sul posto, ma è aumentata verticalmente la vendita di vaschette da portare a casa e da gustarsi tra i propri congiunti. Questo è quello che emerge dall'intervista a 4-5 tra i migliori gelatai di Alessandria, gelaterie anche importanti, che stanno dicendo quello. Cioè, hanno notato tutti questa nuova tendenza. La vaschetta. La vaschetta comunque consumare a casa, come i ristoranti stanno continuando a consegnare a casa. Chiedi poi alla signora del Monferrato lei come fa. Come fa? Cioè, Monferrato prende due vaschette. Ha due vaschette? Sì. Vabbè, ma siete in tanti in casa, dai. No, ne mangio solo lei. Ah, ok. No. Una vaschetta per il taglio al caffè. E c'è quello ci vuole. E quello ci vuole. Non si può. E poi, sì, al pomeriggio ci vuole. E l'altro invece è proprio gusti vari. E quello ci vuole. E quello ci vuole, sì, sì, perché sì. Metti mai che. Ma chissà com'è la marena. Esatto, deve esserci. La noce. Ci vuole. La nocciola. Ma poi sai, quando uno è lì che nello smart working lavora con l'America, con il resto del mondo. Due cucchiai di gelato ti danno anche un po' di tono. Un po' di carica, un po' di... Gli orari sono terribili, con tutti quegli schermi, poi io non so come faccia. Sì, poi... E guarda a destra, guarda a sinistra. Poi c'è il fuso orario, sai, capisco che è un problema. Ecco. Cassina e Borgorato vanno al voto, anche Gianfranco Baldi, il presidente attuale della provincia, non si può più ripresentare. Non si ricandida, dice che salta un giro, effettivamente ha fatto già diversi anni, dicono che abbia governato molto bene, adesso noi riferiamo quello che dicono i suoi concittadini, mentre il sindaco di Borgorato si ricandiderà
Salutiamo Piero siete. Pezzo e Maurizio Massara. Benvenuto. Che ci saluta, grazie. Ciao. Italia Veloce punta su Alessandria, c'è un'intervista a Angelo Marinoni, si dimentica di parlare di della tratta Alessandria Milano, in un'ora sola ti vorrei, vi ricordiamo 30.000 firme raccolte, ma ricordatevelo. Quando anche voi raccogliete le firme, le portate nel Pantano, poi Pantano fa quello che vuole. Non è detto che riusciremo a tenere questa benedetta linea rapida, però probabilmente saremo collegati con la Puglia in maniera meravigliosa. Quindi certo. È importante, no? No. Direi che i collegamenti che ci interessano sono tutti lì. Come no? Allora, vorrei dare anche due notizie di fiori. Il fiore dell'Amazzonia da impollinare alla luce della luna, questo ce lo dice a Villa Bricarasio di Saluzzo. È terribile sto cane. Sì, sto cane sì. Non so se è più terribile il cane o la proprietaria. Ma poi la proprietaria, il cane non può niente. E poi il latte magico della Maga Circe, il vivaio che crea bellezza con gli ortaggi. Bene, quindi anche per lei ci sarà una bellezza. No? Sì, certo, certo. Cosa fa nel weekend? Nel weekend leggo di economia, volevo solo ricordare che Google investe 900 milioni in Italia per digitale e piccole imprese. Questo è un bel senso. Chiudere con una buona notizia, perché certo. Abbiamo fatto una settimana solo a parlare del vostro governo, direi che hanno fatto abbastanza danni. Ricordatevi oggi al mezzogiorno su CA.it Social News, che è il TG della CIA di Alessandria con Jenny, che avete visto, è data certo. Al trucco e parrucco. Ci rivediamo lunedì mattina come sempre. Vi auguriamo un buon weekend e vi diciamo andate a degustare prodotti locali, andate a farvi un bel bagno in un agriturismo o in una piscina qui della zona. Fate lavorare i locali, fate lavorare il territorio. E se non vi muovete da Alessandria, avete a Mecchioni Caffè, che è per tutte le ore del giorno è il posto ideale. Il posto per voi. Ciao, a lunedì.